Bentornati e come sempre buon divertimento nel nostro gioco alla ricerca dell'identità perduta. Eccole qua le nuove identità di questa sera. Eccole, magicamente viste dall'altro. Fra loro troveremo un architetto, chi produce cialde di caffè. Ma c'è la seconda Miss Italia 2009. Poi chi ha sangue blu? C'è una persona che fa lavoro precario, c'è custode di villa. C'è una persona che è stata la voce di Lorenz d'Arabia, un direttore d'albergo e il sosia di Massimo Ceccherini. Ma chissà chi sarà! E insomma, questa è una visione che funge da aperitivo per l'indagine che sarà condotta da Daniele Luppari, da Granze, provincia di Padova. Buonasera, buonasera. Buonasera Daniele, benvenuto. Ciao Maurizio. Un buon aperitivo, possiamo dirlo? Sì. Ci vuole prima di cominciare. Ci vuole, eh? Ci vuole. Lei cosa fa, Daniele? Il barista. per questo. L'aperitivo a quest'ora ci vuole. Ci vuole, proprio giusto. Lo fa giocando in squadra con la mamma, con la mamma. Che è qua, mamma Lucilla, la salutiamo in prima fila. Buonasera signora. E questa sera l'indagine sarà particolarmente, come dire, sentita, perché so che è in arrivo una persona importante in famiglia. Sì, c'è una bella notizia. In arrivo, mia moglie è in attesa, in dolce attesa. E allora la salutiamo. La salutiamo Alessandra, ciao. E daremo un supporto speciale all'indagine di Daniele Luppari che comincia tra pochissimo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei si chiama? Mi chiamo Federico Castellani e sono nato a Pontedera in provincia di Pisa. Il signor Federico, cosa ci fa? Cosa le credo fa che non possa lasciar dubbi anche lui, anche perché comunque è un attore che a me piace moltissimo, mi fa divertire. Allora direi sogia di Massimo Ceccherini e confermo. Vale 2.000 euro, quindi andiamo a giocarci 3.000 euro con questa risposta. Federico Castellani, da Pontedera, provincia di Pisa. Sì, provincia di Pisa. È lei il sosia di Massimo Ceccherini? Sì, sono io il sosia di Massimo Ceccherini. Meraviglioso. Guardi che intanto 3.000 euro a Daniele, complimenti. Non era difficile. No, ma lei, no, no. Lei si stupisce meglio dell'originale. Infatti. Ha uno stupore straordinario. Sono tutto stupito per un teatro. Ecco, adesso bisognerà contenerlo perché se è uguale all'originale siamo rovinati. Grazie, complimenti anche per la simpatia. Arrivederci, ciao. Federico.